Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste del Tentacolo Viola. Oggi insieme al sottoscritto Davide Moretto, come sempre c'è Andrea Peduzzi. Ciao Andrea. Hola, hola. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi un ospite decisamente speciale, un ospite che si è occupato di preservare il videogioco italiano, di divulgare la cultura del videogioco e addirittura di mappare i giochi linkati in qualche maniera al nostro paese. Abbiamo il piacere di ospitare questa sera Andrea Dresseno. Ciao Andrea. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto grazie della tua disponibilità per essere qui con noi questa sera. No, grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. Per me è un ritorno, l'anno scorso ero qui con Peduzzi, per cui... Ecco, ma di fatto, dato che sei già stato, insomma, outcast ormai, se fai parte della famiglia, se però hai voglia di raccontarti un attimo anche per il popolo del Tentacolo Viola, ci fai un grosso piacere. Il Tentacolo Viola che nasce... probabilmente prima di Outcast e anche prima di Rincast, giusto? No, molto dopo Rincast, ma prima di Outcast di un paio di settimane, prima probabilmente. Sì, sì, però sì, poi sì. È stato assorbito. Eh sì, d'altronde le major hanno sempre il potere di fare queste cose. Allora, giusto per dire, io stasera Andrea ti chiamerò Andrea e Andrea Peduzzi lo chiamerò Peduzzi, se no faccio casino. Ok. Grazie bene, Andrea, scusa se ti ho interrotto, vai pure. Allora, che dire? Da dove posso iniziare? Non lo so, nel senso che... Dalla prima console Nintendo. Così, se volete, se abbiamo tipo 8 ore. No, in realtà io giocavo a scrocco con il Commodore del mio migliore amico delle elementari, però io, essendo un consolaro, non ho mai voluto avere un Commodore in casa mia. E quindi ho iniziato effettivamente col Super Nintendo, così giusto per come piccolo racconto di come nasce tutto. Poi ho avuto il grande trauma, che è una cosa che ricordo sempre, di quando mi hanno fatto vendere il Super Nintendo perché era uscita la PlayStation. Avevo preso la PlayStation, mio padre mi fa: vendi il Super Nintendo. E ho venduto tutti i miei giochi bellissimi. Secondo me il fatto di essere archivista è nato da lì. Cioè, dopo quel trauma ho capito che nulla va venduto, tutto va conservato e mantenuto nel migliore dei modi. Quindi, secondo me, inconsciamente è nato lì. E poi nel 2009 è nato l'archivio videoludico, appunto uno spazio di conservazione. Nel 2016 è nato IviPro, quindi un progetto che è sempre legato ai videogiochi, per cui sempre di videogiochi si parla. Di fatto tutto quello che faccio ruota intorno ai videogiochi, solo che nel caso di IviPro si tratta di agevolare lo sviluppo di videogiochi ambientati in Italia, e tutto nasce da Assassin's Creed, detto tra noi, di cui ero grande fan. Poi adesso devo dire mi ha un po' stancato, se Ubisoft mi sta ascoltando mi dispiace, però diciamo che avevo amato molto il 2, come molti giocatori e molte giocatrici, per cui ho detto: ma perché non si fanno più giochi ambientati in Italia? Siamo pieni di spazi bellissimi, di storie bellissime, facciamo più giochi. Quindi è nato il progetto IviPro un po' da questa idea. E ti potrebbe di entrare proprio nel merito di IviPro, nel senso, sì, come, cioè, diciamo, dall'idea, come hai sviluppato poi l'iniziativa, come l'hai strutturata, okay, di cosa ti occupi, poi magari entriamo ancora più nello specifico, sì, delle, sì, varie, sì, cose. Però IviPro in realtà è un'associazione culturale nata dal basso, è nata appunto da un'idea che ho avuto, poi ho coinvolto altri avventurieri, diciamo. Abbiamo fondato questa realtà che è stata presentata in realtà al Festival del Cinema di Venezia, perché di fatto come realtà è supportata sia da IDEA che dall'Italian Film Commission, che è l'associazione che raggruppa tutte le film commission italiane. E un po', diciamo, quindi, da una parte cerchiamo di aiutare quegli studi che dicono: voglio fare il mio gioco ambientato in Italia, per cui magari devono parlare con le istituzioni, parlare con i comuni, parlare con i musei e così via. Ed è importante farlo, perché vi assicuro che questi due mondi sono sempre parlati molto poco. Cioè, se tu parli di videogiochi, le istituzioni ti guardano, adesso meno, però ti guardano spesso con occhi strabuzzati, perché per loro è un concetto che non... Loro, sì, certo, spesso mi dicono: ah, intendi Pac-Man, capisci che c'è un problema, perché sono rimasti fermi a 40 anni fa. E dall'altra c'è il discorso appunto di fare parlare questi due mondi che si parlano poco. E dall'altra c'è il fatto di fare ricerca, quindi
mappare i giochi già realizzati, di modo che ci sia un database di giochi che descrive i giochi già realizzati e ambientati in Italia, di modo che uno possa dire che cosa hanno già fatto di giochi ambientati in Lombardia, e li può trovare tutti e di ognuno leggere tutti i luoghi rappresentati in quel gioco, così è utile come base da cui partire. E dall'altra fare ricerca per individuare invece luoghi che diventino invece spunto per videogiochi futuri, per cui c'è un database di storie che stiamo creando di anno in anno, in cui i creativi possono entrare e navigare alla ricerca di spunti, per cui sono un creativo che vuole fare un gioco su un tema specifico, che ne so, vuole fare un gioco sui musei che hanno al loro interno oggetti astronomici, sceglie questi tag e trova tutti i musei italiani che hanno proprio dentro il database, che hanno storie legate a questi temi. Quindi è un database proprio basato sull'uso di tag che vengono incrociati per trovare i luoghi e le storie, fondamentalmente. Questo a grandi linee. Ecco, questo a grandi linee. E tra l'altro, visto che hai accennato alle istituzioni, l'anno Sì. scorso, quando ci siamo sentiti sempre qua su Outcast, si parlava del First Playable Found, del decreto di Sì. rilancio. All'epoca non era ancora stato, se non sbaglio, varato, di sicuro non era a disposizione. Poi in realtà se ne è parlato molto perché. Al di là che, vabbè, tra l'altro cosa che succede spessissimo, perché anche parlando con altre persone che lavorano in altri settori, è una cosa abbastanza comune, però è andato esaurito molto molto in fretta, Sì, tipo in che 10 minuti. sì, cioè implica che in qualche modo forse non era sufficiente a coprire la risposta, meglio che niente, ci Era mancherebbe. evidentemente insufficiente. Diciamo che apprezziamo il primo passo, ecco, vediamo i lati positivi. Prima non c'era niente, poi ci hanno messo 4 milioni di euro, che è poco, infatti è finito subito, però magari poi ne metteranno altri 4 e poi altri 8. Cioè, quando saremo vecchini e avremo tutti 90 anni, forse saranno 500, nel senso milioni. Beh, No, no, comunque, scherziamo. giustamente, come dici tu, passare dalle risate a dare 4 milioni, perché prima era quello, Infatti. non è che ci mancava tanto a dire. Adesso c'è anche il tax credit che pare ormai imminente, cioè il fatto di avere il tax credit anche per i videogiochi, cioè ci sono dei passi in avanti notevoli, ci vuole sempre molta pazienza in Italia, però un pochino alla volta, dai, qualcosina si fa, dai, vediamo anche le cose buone, ecco, ogni Sì, no, tanto. assolutamente, Lui in concordo. generale. Sì, no, assolutamente, però era una cosa curiosa. E in generale, quindi, rispetto all'anno scorso, secondo te, lato dialogo con le istituzioni, anche da quello che è non necessariamente il tuo punto di vista, ma il tuo punto di osservazione, quindi magari anche. Beh, io vi, cioè, continuo, cioè, allora, parliamoci chiaro, cioè, sicuramente dal lato business qualcosa è migliorato e questo fondo lo dimostra, il tax credit lo dimostra e così via. Sul lato culturale, cioè, non lo so, sul lato culturale c'è un interesse, ma a volte non c'è, nel senso è sempre un po' altalenante, ma per dirti anche gli IV Pro Days quest'anno vengono fatti in maniera autofinanziata da noi come associazione, senza alcun fondo pubblico, per dire, noi ci teniamo a farli perché è un evento che secondo noi è importante per sensibilizzare anche chi lo segue o comunque su questi temi. Però ecco, sul fronte culturale io vedo ancora un approccio timido, nel senso che si fanno cose, magari spesso non vengono messe a sistema, magari si fanno cose in maniera un po' sparsa. Però anche lì, se penso a 10 anni fa, quando non c'era praticamente niente, direi che comunque è una cosa buona. Ecco. Sì, assolutamente. Sembra che i passi avanti si stanno facendo. Ma senti, dal momento che ti occupi anche di mappare i videogiochi, hai accesso al polso dello sviluppo italiano? Cioè, hai una percezione di come stanno andando le cose? Insomma, cosa ne pensi? Dici la tua. Vabbè, quello che sto vedendo, noi stiamo appunto raccogliendo i giochi internazionali e nazionali ambientati in Italia in questa mappa dei giochi. Quello che sto notando è che i nostri studi italiani stanno dimostrando una sensibilità non indifferente rispetto a racconti locali o comunque originali. Penso, per esempio, quest'anno è uscito 100 Days, quel gestionale sul produzione vinicola, che è un approccio interessante e originale alla cultura del vino,
Ma penso adesso che uscirà il gioco nuovo di LKA, gli autori di The Town of Light, che usciranno tra poco con Marta is Dead, altra storia molto affascinante legata alla Toscana, alla linea gotica, Saturnalia dei Santa Ah Ragione, sì, quindi quello ho avuto anche Sardegna e modo folklore. di Ma è parlarlo, e tra l'altro abbiamo Sì? ospitato qui al Tentacolo di Sì. Ghiriva, ne avevamo parlato, effettivamente quello è anche una cosa affascinante, ma No, anche però per dire Under che è andretese, è bello vedere che i nostri sviluppatori Days. riescono a raccontare l'Italia in maniera così anche localizzata, senza andare sullo stereotipo classico, ecco, in un certo senso. E questo secondo me, io lo sto un po' vedendo nel corso degli anni, questo tipo di approccio, e quindi lato produzione inteso come contenuti, trovo che ci sia un buon filone. Che potrebbe anche diventare una sorta di marchio distintivo dell'italianità videoludica, il racconto locale. Chi lo sa, a me non dispiacerebbe, io sono un po' di parte ovviamente, però Sì. potrebbe essere interessante che la nostra produzione, al di là di fare le classiche opere, possa specializzarsi in un'italianità che diventa locale. Penso ai lavori di We Are Muesli, Sì. Anche cioè si potrebbe davvero loro pensare. li abbiamo Sì, ospitati. Sì, anche loro. vabbè, Ma bravo. sì, è vero, sono passati anche loro per le spine del tentacolo. No, ma anche perché l'Italia, a prescindere dall'arte, dalla location fighissime, ma anche un sacco di, come dire, tradizioni, un sacco di Esatto. specificità locali che in realtà anche a livello estero potrebbero essere viste come una cosa molto specifica, particolare, bella, che effettivamente potrebbe avere il suo seguito adesso, Ma infatti sì. non credo che il locale non possa diventare globale, No, l'importante anzi. è come fai le Beh, cose, nel anche perché senso. all'estero molto spesso il globale diventa, cioè il locale diventa spesso globale. Sì. Oppure, non so, penso anche a un gioco come Milan Noir che si Esatto. agganciava a un particolare filone, era anche quello estremamente spendibile. Poi è chiaro che magari ci sono prodotti che hanno dei fini magari più divulgativi o didattici, oppure sono legati o interdipendenti da qualche ente, e a quel punto magari hanno anche una, come si dice, non dei limiti, ma perlomeno una circoscrizione nella quale, però, per prodotti di puro intrattenimento o non necessariamente di puro intrattenimento, anche politici, di Sì. attualità sociali, ma in qualche modo universali, secondo me è una cosa assolutamente possibile. Ma di nuovo, Ma io ripenso a tra l'altro, Saturnalia. Vai, scusa. Saturnalia, no, scusami, non volevo interromperti, anzi, se vuoi, ti lascio finire, scusami che ti ho interrotto, che No, 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 ma figurati. mi hai fatto venire Vai, uno spunto, perché una cosa che vorrei dire adesso, vai, vai. Vai. mi nimicherò mezzo mondo istituzionale, però quando tu parli di giochi spesso che hanno finalità chiaramente promozionali. Io ritengo che invece, dal mio punto di vista da giocatore, l'approccio più interessante è quello di intrattenimento, quello commerciale. Cioè, io lo dico sempre quando faccio delle lezioni, cioè quello che è più efficace quando si gioca un gioco legato al territorio non è dare il gioco che chiaramente vuole promuoverti qualcosa o vuole insegnarti qualcosa, ma utilizzare il gioco commerciale, che sia Saturnalia, che sia Assassin's Creed, che sia The Town of Light, come qualcosa che prima di tutto intrattiene, ma poi se ti ha talmente incuriosito, tu possa poi in autonomia andare a cercare contenuti e andare alla scoperta di quei luoghi, di quei temi. Secondo me l'approccio giusto, cioè più bello è quello lì, senza nulla togliere ai giochi poi Che poi è creativi. anche l'approccio di Assassin's Creed, ad esempio, perché che di Esatto, fatto poi esatto. hanno spinto addirittura i territori che hanno scelto di utilizzare come set per le avventure, li hanno spinti poi attraverso i tour, dei veri e propri tour Esatto. turistici in-game, per cui era una cosa veramente affascinante. Tra l'altro è un peccato che non sia stato fatto, se non sbaglio, è stato fatto con l'Egitto e la Grecia, Sì, non con l'Italia, non perché con l'Italia, altrimenti perché è arrivata dopo. era un po' È arrivata pre... Sì, dopo, era presto. esatto. Peccato, perché un Discovery Tour nel Rinascimento italiano, anche per mostrare gli errori, perché stavo leggendo recentemente degli articoli molto interessanti che mostrano tutti quanti gli errori nella ricostruzione storica di Assassin's Creed. È pieno di errori, ma anche quello è interessante, perché scovare gli errori è interessante perché ti riporta poi alla verità dei fatti. Io non lo vedo poi così male. Cioè, a me l'intrattenimento piace anche per i suoi errori, perché quelli possono stimolarti anche a tornare poi a scoprire quello che invece è la verità dei fatti. Quindi, boh, a me a volte questo tipo di approccio a me personalmente piace di più, perché lo trovo stimolante. Io sono andato a Rennes Le Château perché l'ho visto in Gabriel Knight 3 nel 99. Caspita. E quindi, nel senso che
è quel tipo di io quindi il gioco non voleva farlo educativo, ma in qualche modo io grazie a quel gioco mi sono letto un sacco di libri sui Templari, su Sacro Graal. Ma secondo me è proprio un classico della narrazione popolare, cioè nel senso la capacità di come si può dire sciogliere un certo tipo di dati, di informazioni, di atmosfere attraverso, ma banalmente, non so, ci sono film di puro intrattenimento che raccontano la politica, esatto. O il fascismo, le dittature in maniera molto più efficace di film didascalici, perché a quel punto sei anche portato tu stesso a leggere tra le righe, cioè a un'interazione. Esatto, quindi esatto. Se tu sei portato a un'interazione, poi è molto più facile che un concetto ti si fissi in testa. Ma poi deve essere l'interazione ben fatta, perché Gabi Knight, tutta la serie, tre anche se un po' in 3D, però ti fa venire voglia proprio di... Anch'io mi sono avvicinato a certi temi grazie a Gabriel Knight, ma perché è ben architettato tutto, insomma, gli indizi, l'avventura, eccetera. Quindi, no, ma sono scritti molto bene i Gabriel Knight, quindi quello si vede poi. Ma infatti il discorso è anche il gioco deve essere fatto bene, perché se poi è fatto male non funzionerà mai comunque, cioè nel senso che... Esatto. No, ma infatti io pensavo per esempio a giochi, per dire... quando ho avuto la possibilità di provare Saturnalia in un'edizione quasi completa di qualche tempo fa, cioè quasi completa a livello di trama, poi non era completo il gioco, perché però riusciva a essere sardo, ma era anche molto molto legato all'archetipo di un certo tipo di racconto, che potevano essere le cittadine alla Lovecraft, piuttosto che le cittadine, cioè era comunque il labirinto mescolato alla città, che è un archetipo narrativo. Se tu riesci a utilizzare qualcosa di tipico e a fonderlo con un archetipo così e a renderlo, a quel punto in fondo sono diventate celebri città giapponesi, cioè ho pensato a Persona 4, che sono diventate, che voglio dire, fino a 30 anni fa sarebbe stato del tutto, 30-40 anni fa non sarebbe successo, non sarebbe stata una cosa così banale. Ed è diventato perché il Giappone ha un'industria legata ai videogiochi, quindi ha potuto raccontarsi, e a quel punto quell'immaginario è diventato un immaginario globale. Sì, loro sono stati molto furbi i giapponesi, a un certo punto si sono esportati molto bene loro, devo dire, perché... E credo fosse sicuramente era consapevole come processo il loro, e in effetti ora noi siamo cresciuti con un immaginario giapponese tale per cui tutti vogliamo andare in Giappone, prima o poi nella vita, tendenzialmente, quindi è riuscito il loro obiettivo. E lo hanno fatto di fatto sacrificando. Cioè, per dire, sarebbe stato molto più facile per certi versi costruire, ambientare tutta una serie di prodotti, di narrativa e di videogioco negli Stati Uniti. In parte lo hanno fatto, perché ad esempio Resident Evil, Silent Hill sono ambientati negli Stati Uniti, però hanno anche spinto moltissimo sullo territoriale. Sì, quello sì, no, quello è indubbio. Cioè, infatti abbiamo fatto un questionario 2 anni fa, dove dicevamo quali sono i luoghi dei giochi in cui... Cioè, c'è un luogo reale che vorresti visitare dopo averlo visto in un gioco, la maggior parte ha votato Giappone, Tokyo, okay, quindi vedi... Perché è un immaginario che è diventato immaginario, sì, esatto. Fino agli anni 40 non lo era affatto. È vero, è vero. Anzi, era un immaginario esotico, sconosciuto e poco attraente, nel senso che non aveva sicuramente sull'impatto che ha avuto sulla nostra generazione, perché la cultura popolare è stata... ci sono state anche tante intersezioni favorevoli, per cui la possibilità di accedere a quel tipo di materiali in un certo modo, al fatto che c'erano molti materiali esportabili. È vero. Però, insomma, c'è anche la scelta di quanti paesi, anziché raccontare se stessi, raccontano gli Stati Uniti piuttosto che in Inghilterra, o comunque delle culture, tra virgolette, un po' più mainstream. Secondo me anche per l'Italia la stessa Ubisoft ha fatto un solo gioco di Assassin's Creed ambientato in Francia, e tutti gli altri franchise sono gli Stati Uniti, Ghost Recon, anche Watch Dogs, eccetera. Vabbè, allora vai Peduzzi, vai. Sì, entriamo nei Vipro Days, esatto, visto che da giovedì 25 a sabato 27, quindi tra un paio di giorni ci sarà la nuova edizione dei Vipro Days, sarà un'edizione ancora una volta digitale, nel senso che Vipro Days, questo è il vostro evento, poi magari ne parli meglio tu, dedicato po' a esplorare le possibilità di videogioco in merito alla promozione del territorio. Ricordo che la mia edizione era stata a Bologna.
Sì, è stata una specie di edizione zero di mezza giornata. Poi abbiamo fatto Ferrara, esatto, c'eri anche tu. E poi è arrivato l'ultima... il Covid. Esatto. E l'anno scorso avete puntato su un'edizione che è stata completamente online, quindi volevo chiederti, sì, in primo luogo, se hai voglia di parlare dei Pro Days in termini generali, poi magari dopo nella chiacchierata entriamo nel merito del programma di quest'anno in maniera più dettagliata. Sì, sì, no, volentieri. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo fatto... Dimmi. E poi com'è andata l'edizione dell'anno scorso? Ecco, infatti volevo proprio dire questa cosa qui, perché abbiamo fatto questo azzardo di... era obbligatorio andare online l'anno scorso, non c'erano alternative visto il Covid. Ci siamo resi conto in realtà che andare online è tutto sommato non è stato male come scelta, perché ok, perdi sicuramente la dimensione dei rapporti umani che non ti piacciono, però a me poi piacciono relativamente. però c'è da dire che sul fronte divulgativo ne guadagni un sacco, perché comunque quando fai un evento, a Ferrara c'erano 100 posti, quindi al massimo 100 persone, sì, e invece l'anno scorso abbiamo avuto quasi 3.800 visualizzazioni per i 9 incontri degli IV Pro Days, che per un evento piccolino come questo comunque dimostra quanto si riesca a diffondere di più grazie all'online, quindi devo dire che l'online non ci è dispiaciuto. Quest'anno avremmo voluto farlo ibrido, avremmo voluto farlo un po' online, un po' in presenza, però il Covid era comunque troppo incerto. Siccome gli IV Pro Days comunque inizio a organizzarli 4 mesi prima, certo, io non mi fidavo. E infatti adesso vediamo che le curve stanno salendo, magari saremmo riusciti a farli, sicuramente. Però stati, per esempio, Luca, strutture diverse hanno investito sul... Va detto che poi tu sei anche un po' ipocondriaco, parliamoci chiaro. Quindi... Ma non è vero! È anche bello... anche bello stare in casa e... Ma non sono ipocondriaco, io sono semmai un pantofolaio. No, ipocondriaco no, quando ero adolescente sì, poi l'ho superata. Vabbè, in ogni caso comunque anche quest'anno hai scelto praticamente tutta online per stare tranquilli, quindi non c'era nessuno, e anche per un stare tranquilli in casa. Stare tranquilli in casa. Ah, mi alzo in pigiama, inizia la giornata di lavoro, gli pro. No, vabbè, però io comunque sono di fronte ad una cam, esatto. Quindi dovrò fare un po' la versione tipo giornalista, sopra vestito bene, sotto i pantaloncini corti. Sì, sì. Infatti io spero che non è mai successo che mi chiedano di alzarmi. In diretta non sarebbe piacevole, però il fatto di farlo online è perché c'è una maggiore efficacia divulgativa da una parte, dall'altra c'è un discorso economico. Essendo quest'anno autofinanziati, riusciamo ad abbattere anche i costi con l'online, pur raggiungendo un pubblico vasto, per cui abbiamo visto che funzionava, abbiamo detto ripetiamolo quest'anno, prossimo anno si vedrà, nel senso che se riusciamo a tornare in presenza, fondi permettendo. Non è che io non voglio tornare in presenza, Ferrara è stato molto bello comunque avere un evento dentro al Castello Estense, devo dire che ci hanno ospitato in una location meravigliosa, quindi da questo punto di vista tornare in presenza non mi dispiacerebbe, anche perché poi noi valorizziamo i luoghi italiani con storie particolari, il Castello Estense c'erano storie di fantasmi, segrete, cose così. Beh, però, viste l'esperienza dell'anno scorso e quella che sta per arrivare, magari, come dicevi prima, si potrà pensare a un ibrido, perché comunque abbandonare del tutto l'online... No, secondo me non si abbandonerà più. Esatto. Ma il Covid ci ha insegnato che l'online è una cosa che può rimanere, magari affiancare il reale, ma abbandonarlo non ha senso, perché in effetti ha molte potenzialità. Esatto. Sì, ha fatto più il Covid per il digital divide. È sì, vero. Anni di promozione e cose di questo tipo. Vabbè, vediamo i lati positivi anche del Covid. Esatto, esattamente. Per provarci. Quindi l'anno scorso è andata bene, l'anno scorso, quest'anno torniamo con un nuovo programma, nuovi ospiti, sempre con una struttura molto simile, quindi non giornate piene di incontri, ma 3 giornate con 3 incontri al giorno, da mattina, pomeriggio, sera. Così non si è costretti a seguire tutto, nel senso che uno può dire mi interessa quell'incontro, mi collego a quell'ora, lo seguo su Facebook, lo seguo su YouTube, può seguire dove preferisce. Quello può seguire in un secondo momento, no? Sì, so che tu sei un fan del secondo momento. Di notte magari mi guardo. Sì, comunque noi lo diciamo sempre, tutti i video comunque verranno poi messi online, quindi ci interessa che comunque queste lecture e questi incontri comunque diventino utili anche a eventuali studenti, che rimangano come documenti anche a posteriori. Il plus dell'online è quello di poter interagire con i relatori. Quest'anno in particolare abbiamo un incontro
che sarà il venerdì mattina, con un avvocato che parlerà di diritti di riproduzione di beni culturali all'interno dei videogiochi, che è una domanda che ci fanno da quando Idipro è nato, cioè posso riprodurre liberamente il Colosseo in un videogioco? È bella domanda. È una cosa che... Gran Turismo aveva avuto un problema simile, no? Se non ma mi sì, ma anche sul Palio di Siena hanno avuto un... Perché il Palio di Siena è un marchio registrato. Ah, giusto. Ma banalmente non è una situazione così dissimile da quando si sono posti il problema della riproduzione dei calciatori, in cui il singolo calciatore ha il contratto e ha scelto di... È una situazione complessa. Ricordo che quando... Perché questa cosa forse non è molto nota, però in realtà io sono laureato in beni culturali. Non lo sapevo, vedi. Poi ho fatto, diciamo così, ho spinto di più su cinema perché era uno degli indirizzi, però la base è scienze dei beni culturali. E ricordo che effettivamente questa cosa era già elemento di discussione quando facevo l'università io all'interno delle opere interattive o anche solo digitali. Cioè era una cosa complicata perché non esisteva nessun tipo di precedente. E tuttora non esiste. All'epoca venivano assimilate caso per caso a cose alle quali, diciamo, il giudice sul momento decideva che potevano essere simili. Ma infatti in parte si creavano piano piano dei precedenti, però erano sempre cose fuori testo, fuori luogo. Perché cinema, piuttosto la legge al momento parla sempre di fotografie riprese, ma non c'è una legislazione chiara sull'immagine digitale. Ah, quindi non è cambiata molto la cosa. Non è cambiato molto, è sempre un discorso di caso per caso, per cui avremo un avvocato in diretta che ne parlerà e io lì prevedo molte domande in diretta, perché è un tema che assicuro che incuriosisce tantissimo. Cioè, se non fosse che lo sentirò in differita, ne avrei proprio anche di bene, peccato. Vedi che allora per una volta dovevi vederlo in diretta. Per esempio, scusami, ma giusto questa cosa qua, no? Io mi ricordo che nel primo Grid, io sono un appassionato di giochi di corse, c'è il passaggio a Piazza del Duomo di Milano, si passa a 220 all'ora nella galleria e si esce in Piazza della Scala. Ma con anche... lo Zampetti, come in Vacanze di Natale. Esatto. Ma anche in un caso del genere, perché immagino che il Duomo di Milano non sia sotto copyright, cioè magari c'è qualcosa di copyright, la sagoma. Allora, il Duomo di Milano, se vai a vedere nel sito, chi gestisce, che è la veneranda fabbrica del Duomo, se non sbaglio, c'è scritto che se devi fare foto e riprese per usi commerciali, deve aver chiesto il permesso. E ci può essere anche una quota da pagare. Questo riguarda, però parlano sempre di foto riprese. Di foto riprese, cioè la riproduzione digitale non è. E quella rimane un po' in un limbo. Okay. L'avvocato ne parlerà venerdì, perché in realtà, da quel che ho capito io, perché un po' ci ho già parlato con l'avvocato, c'è il tema che se tu riproduci quel luogo e lo chiami col suo nome, è comunque una riproduzione. Però adesso ne sa molto più di lei di me, quindi ne parlerà lei venerdì. Mm-hmm. Però il tema non è così facile. C'è da dire che finora, da quel che mi risulta, non sono state cause legali per l'uso del Duomo nei videogiochi. Però è tutto un po' in un limbo, ecco, diciamo. Quindi ne parleremo venerdì mattina, proprio perché ho detto, parliamone, visto che me lo chiedono da 5 anni, io non sono un avvocato, un po' di cose le ho lette, chiamiamo un avvocato che ne sa un po' più di me e che dirà qualcosa, ecco. Quindi Peduzzi, devi venire in diretta se vuoi fare domande, se no... Sì, no, ma perché mi ricordo che erano cose che mi interessavano e anni fa, quando avevo avuto l'occasione di parlare con Dalita Malagò di Idea, ex AESVI, cioè proprio una conferenza, ricordo che era anche una delle cose di cui si parlava ancora, e anche lì non c'erano situazioni definite in maniera appropriata, ecco. Io dico sempre, se vuoi stare tranquillo, chiedi a chi tutela quel luogo, certo, o quel bene. Per cui anche noi che abbiamo recentemente collaborato a Painter's Tale, che si ambienta a Curon, che c'è il campanile sommerso, abbiamo prima chiesto per stare tranquilli, nel senso che ci ha detto sì, ci fa molto piacere se ricostruite il campanile nel gioco. Quindi io dico sempre, se vuoi stare sereno al 100%, chiedi. Mm-hmm. Però se chiedi, puoi anche essere che apri un'attesa di 8 mesi, perché a volte ci mettono, cioè è successo che non capissero subito cos'era un videogioco, cosa volevi e bla bla bla, quindi quando vai a chiedere sai anche che potrebbe aprirsi un ginepraio, quindi diciamo che è una scelta, però appunto ripeto, non mi risultano case legali e quindi diciamo che al momento non è tutto abbastanza. Perché probabilmente non si sono ancora accorti dei soldi. Anche secondo me, secondo me. Nel senso, non è un caso davvero molto. L'esempio di... come si dice, Ibrahimovic, che ha messo in discussione la sua presenza, adesso non ricordo se in FIFA o PES, proprio la sua riproducibilità,
proprio perché in effetti veniva gestita dalla FIFA, ma non dal suo agente. Quindi lui dice, però, Vedi? insomma, c'è Ma infatti il discorso un'idiosincrasia. è che appunto lui a un certo punto ha alzato la manina per dire vorrei un attimo dire la mia. Cioè il punto è quello che magari prima o poi qualcuno alzerà la manina e quindi è meglio essere preparati da questo punto di vista. C'è da dire un'altra cosa, che ha capito anche quanto convenga alzare la manina, perché non credo che Monteriggioni sia dispiaciuta di essere dentro ad No. Assassin's Creed, anzi ha avuto un beneficio di turismo, per cui c'è anche un discorso di opportunità. Cioè, se tu pensi che alla fine essere in quel gioco ti può fare solo dei benefici in termini di marketing, magari te lo fai anche andare bene. Quindi, capite, si apre veramente un... Ma magari semplicemente puoi dialogare, cioè puoi aprire un Sì. dialogo, valutare benefici, costi, Esatto. accordi e fare in effetti quello che poi faresti tu, sostanzialmente. Sì, fondamentalmente, lì ci vorrebbe comunque sempre un avvocato, io in quei casi lì manderei No, no, qualcuno. certo, tu inteso come Però... obiettivo Sì, l'obiettivo è quello di dell'ente. chiarire queste tematiche per quanto possibile. Poi noi lavoriamo anche con le Film Commission, per cui in alcuni casi io mando anche, cioè giro anche queste domande alle Film Commission, che però sono più esperte sul fronte cinematografico e televisivo, ovviamente. Per cui comunque questo incontro di venerdì dura un'ora, non è che potremo risolvere tutto, però intanto è un modo per cominciare a lanciare qualche punto fermo o qualche cosa. Quindi ecco, diciamo che quest'anno torniamo con l'idea di offrire nuovi contenuti, sempre sul tema videogiochi, territorio e patrimonio, di varia natura. Quindi avremo comunque nuovamente istituzioni, nuovamente studi di sviluppo e nuovamente ricercatori. Quindi un po' tre punti di vista sul tema e lecture non troppo lunghe. L'idea è quella di avere degli incontri di 45 minuti più Q&A, quindi 15 minuti di domande. È abbastanza quindi snelli e poi dei piccoli eventini speciali, delle interviste preregistrate, Ed è tutto varie. sempre gratuito, ricordiamo, È perché tutto magari gratuito, tutto appunto, è gratuito. curioso e non, magari non è sul pezzo, ecco. Magari uno è in ufficio, non sa cosa fare perché ha poco lavoro, oppure dovrebbe lavorare in teoria, però supponiamo che uno è in ufficio e dice, beh, mentre lavoro mi tengo in sottofondo la chiacchierata dell'avvocato, oppure magari voglio sentire l'autore di Valiant Hearts, perché avremo appunto Johan Fanise che parlerà di cosa vuol dire fare giochi che hanno contenuti politici e storici, pensati però per un ampio pubblico, il che non è così scontato come, cioè perché non è come fare un gioco di nicchia per un pubblico di nicchia. I giochi che fanno anche con DigixArt cercano comunque di arrivare a un pubblico più ampio, pur non rinnegando contenuti politici e storici. Vedi anche Road 96 che è appena uscito, che di fatto si ambienta in un mondo finzionale, ma il rimando alle dittature, ai migranti, anche i riferimenti, volendo, agli Stati Uniti sono comunque presenti sotto traccia. Quindi ci racconterà un po' il lavoro che porta avanti da quando ha iniziato a lavorare a Valiant Hearts per arrivare poi a Road 96. Questa è una cosa interessante che molto spesso ci sono giochi che, non so come dire, perdono l'opportunità di poter affrontare in maniera diretta delle cose. Diversamente, invece, giochi che affrontando in maniera diretta forse avrebbero fatto meglio a gestire la metafora. Mi viene in mente quel gioco, oddio non lo ricordo, però sviluppato da uno studio polacco, da Vassal Game, che era ambientato durante la repressione nazista nei confronti del popolo ebraico, raccontava lo Shoah praticamente, però non parlava di nazismo, c'erano dei robot, sostanzialmente sostituiva tutto quello che era, diciamo così, simbologia, ma anche, come si può dire, apparato nazista, dietro una sorta di generica dittatura, però poi il gioco era effettivamente ambientato in Polonia, perché Sì. adesso non ricordo il nome, è un Adesso che a me non peccato. viene in mente, però è interessante anche il fatto che i giochi, al di là che un gioco possa rappresentare un luogo reale, anche se non lo rappresenta esplicitamente, è interessante vedere come può rappresentarlo invece in maniera indiretta o diventare magari promotore di contenuti più universali che poi vengono interpretati dal giocatore come applicabili alla realtà. Diciamo che un po' credo che la lecture di Johan andrà in questa direzione. E quindi... Poi io sono un grande fan di Valiant Hearts e quando ho fatto la prima... Io lo cito sempre, quel gioco in quasi selezioni io faccio perché è un gioco sulla memoria fatto molto Sì, bene. molto. E quando ho parlato con Johan la prima volta, perché l'ho invitato, poi vediamoci su Skype, è stata una parte che è una persona carinissima e disponibilissima, mi ha colpito molto la sua proprio disponibilità.
Poi ho detto più, sembravo tipo, sai, quei fan che vedono il proprio idolo, ah, sono un grande fan di Valiant Hearts, tipo 5 volte gliel'ho detto. Sentivo un po' come quei fan che si attaccano al proprio idolo e cominciano a dirgli, ah, quanto mi piace la tua musica, quanto mi piace il tuo cinema, e quindi è stato molto bello chiacchierare con Yon, e sarà con noi a Livi Prodesi il primo giorno alla sera alle 6:30, per cui... E niente, quindi questo è un po' adesso il programma, se volete lo sfogliamo insieme, alcune cose sono appunto un po' le ho già dette, l'avvocato venerdì mattina, Valian Johan giovedì sera. Sempre di internazionale abbiamo anche uno studio indie brasiliano che è Long Hat House, che sono gli autori di Dandara, non so se conoscete Dandara. È un gioco, un piccolo gioco nato su mobile, poi è uscito anche su Switch e PS4, che ha un sacco di riferimenti alla cultura brasiliana ed è ispirato a questa eroina leggendaria che era Dandara dos Palmares, che nel XVII secolo combatté contro lo schiavismo. In realtà però il gioco non è un gioco educativo, è una sorta di platform esplorativo tipo un Metroidvania. E quindi è interessante perché anche qui si usa la strada dell'intrattenimento classico, ma utilizzando un personaggio che di fatto si rimanda ad una cultura brasiliana contro lo schiavismo, con riferimenti, da quel che ho capito, perché poi il gioco io l'ho giocato ma mi sono bloccato perché non sono bravo, con riferimenti anche al Brasile contemporaneo. Quindi era molto interessante vedere anche, ci racconterà un po' come è andato il gioco, come è stato anche recepito sia dai brasiliani che dal pubblico straniero, e quindi per dirvi avremo anche questo punto di vista più indie rispetto a Johan, che è un po' a metà strada tra l'indie e il non indie, e poi sempre di internazionali avremo anche un altro museo, l'anno scorso c'era il Centre Pompidou di Parigi, che aveva fatto un videogioco, quindi è venuto a presentarlo, e quest'anno abbiamo il Victoria and Albert Museum di Londra, che ha fatto qualche anno fa quella celebre mostra sui videogiochi che era Videogame Design Play Disrupt, che fu una grande mostra a Londra sui videogiochi. Verrà uno dei curatori del museo a parlarci di come il museo si è avvicinato ai videogiochi, come li utilizza, che è un altro interessante rapporto tra territorio e videogioco in ottica istituzionale. Quindi questi sono un po' gli ospiti stranieri di quest'anno. E poi si va sugli italiani, questo non è che vi voglio inondare di tutti gli ospiti, cioè, perché, qualche citazione, dai, vediamo chi c'è di italiano, poi ce l'ho davanti agli occhi perché anch'io ormai dimentico tutto, poi mancano 2 giorni, sono un po' più di là che di qua. Avremo anche Ilaria Mariani del Politecnico di Milano, quindi in casa vostra, nel senso che area Milano, lei farà un incontro su i giochi location based, quindi quei giochi ibridi, che parlano, grazie all'immersività, parlano anche di cambiamento e innovazione sociale, quindi farà un discorso più accademico il suo. Quando dicevo appunto avremo anche ricercatori e ricercatrici, ci sarà appunto Ilaria Mariani, e poi avremo una conversazione con sui videogiochi in Italia, esperienza, confronto tra Applied Game, Interactive Cinema e realtà virtuale, con Ivan Blecic, Università di Cagliari, Marco Cozza, che ha fatto con 3D Research un gioco applied, ambientato, che valorizza l'archeologia subacquea nel Mediterraneo, Massimo De Rio del CRS4, che hanno fatto un'operazione di VR in Sardegna interessante, anche Silvia Faccin del Museo della Fondazione Tesoro del Duomo di Vercelli, che hanno appena realizzato un gioco, un applied game ispirato, tanto interessante perché non so se io l'ho scoperto grazie al gioco, che a Vercelli hanno questo libro che è il Vercelli Book, che è un libro storico antichissimo che contiene scritto in un inglese arcaico, pieno di molto affascinante, molto misterioso, e ci hanno fatto un gioco che è Wet the Vercelli Book Saga. È interessante anche il fatto che questi musei si aprano ad un racconto anche, sì è una applied game, però di fatto si va a mescolare con misteri, libri antichi, che un po' quelle cose, un po' la codice da Vinci, quindi molto, sì, molto intriganti. E poi che altro dire? Beh, poi abbiamo 2 interviste
E beh, una forse conoscete gli autori, Dream Painters, quelli di Anna, quell'avventura ambientata in Valle d'Aosta. Alessandro Monopoli, esatto, e Tagliaferri. Alessandro Monopoli non è mai stato ospite del Tentacolo degli Arbori, o sbaglio, no? No. No, mi confondo allora con... Ma ne ha beccato uno che non è venuto da voi, dai, almeno. No, ma mi confondo con... Tanti con sono venuti da noi. La maggior parte. Loro vengono a parlare del loro nuovo gioco, perché che è sequel prequel di Anna, che è in uscita, che si chiama Nascens, sempre ambientato in Valle d'Aosta, sempre il folklore della Valle d'Aosta, e quindi vengono, li abbiamo intervistati, e poi abbiamo intervistato anche questo gruppo di teatranti torinesi, il gruppo si chiama Inchiridion, che hanno fatto un gioco in pixel art chiamato Shakespeare Showdown, che mescola teatro e videogiochi, per cui il gioco è un platform in pixel art, ma che mescola al gioco anche la presenza di attori che recitano sullo sfondo, è una cosa assurda. E quindi è interessante perché è un esempio di valorizzazione della cultura teatrale letteraria, perché di fatto è Shakespeare, all'interno di un gioco, per cui anche loro li abbiamo intervistati per raccontarci un po' come nasce questa idea. Vi ho detto tutto in realtà, perché abbiamo già quasi tutto. Beh, poi abbiamo l'eventino speciale di chiusura, così chiudo, con questa 2D artist che è Miriam Anconelli, che ha creato un'illustrazione a tema che omaggia l'Italia nei videogiochi, e praticamente noi vedremo in diretta, non in diretta, cioè registrato, ma in diretta streaming, l'illustrazione che si compone, velocizzata. Quindi in realtà il lavoro è durato 17 ore. Madonna. Noi abbiamo compresso e velocizzato in 15 minuti. E quindi si vedrà proprio con l'Italia che si forma, con un omaggio. Abbiamo scelto 8 giochi che sono un esempio di come si può raccontare l'Italia in maniera anche non stereotipata, raccontando anche le storie locali. Quindi questa illustrazione si comporrà in diretta in video, e dopo l'evento sarà disponibile per il download. Quindi c'è questo piccolo eventino di chiusura degli Prodesi. Questa è un po' la panoramica. Ah, beh, dimenticavo, scusa, che questo Peduzzi l'anno scorso, si ricorda, c'era anche una mostra virtuale l'anno scorso. Sì, sarebbe, te lo stavo per chiedere. Torniamo con una seconda mostra virtuale fatta con dentro Mozilla Apps, dedicata però ai Painter's Tale, che è il gioco che abbiamo curato noi quest'anno, che si ambienta appunto a Curon, che citavo prima, ed è una sorta di diario di lavoro, nel senso che abbiamo esposto fondamentalmente, tramite dei pannelli esplicativi e immagini, una sorta appunto di diario del lavoro svolto, a partire dai sopralluoghi, con foto dei sopralluoghi, foto d'epoca del vecchio borgo, e tutta l'arte legata ai Painter's Tale, dipinti e bozzetti. E in realtà questa mostra virtuale va a comporre, cioè è complementare ad un saggio che abbiamo scritto e che uscirà su un libro di prossima pubblicazione, che racconta il lavoro sul gioco. L'obiettivo è un po' quello di creare della documentazione, in questo caso scritta su un libro e in una mostra virtuale, che possa essere utile a chi fa giochi legati al territorio per capire come approcciare a questo tipo di opere. Questa è un po' l'idea di questa virtual exhibition dedicata ai Painter's Tale. Ho detto tutto. C'era stato anche il momento musicale, se non sbaglio. Sì, l'anno scorso è stato il momento musicale, quest'anno siamo andati su. L'anno scorso musica, quest'anno illustrazione. Cartoline. Un programma molto ricco, e di nuovo, lo ripetiamo, gratuito, accessibile a tutti, per cui, insomma, se come me fate finta di lavorare, o come Davide lavorate davvero, e quindi... volete, mi basta azione del PC. Infatti, poi tipo alle 6:30 di sera, a parte che c'è anche l'evento giovedì, venerdì, sabato, per cui sabato non si lavora. Però sabato si dorme. Tutto il giorno? Tutto il giorno. Se non è il tuo compleanno, è vero, Andrea? Il giorno del mio compleanno. Come sempre. E poi tipo gli ospiti stranieri, tipo Johan, alle 6:30 di sera, orario aperitivo, uno esce dall'ufficio e si mette lì con l'aperitivo di fronte al PC, capisci? Sono queste cose. O al telefonino. Esatto, nei posti dove si può, così. E tutto quindi... quanto. Ed è così. E si guardano queste cose qui. Quindi questo è il ritorno degli Ivi Prodesi, che alla fine arrivano alla quarta edizione, andiamo avanti. E magari l'anno prossimo poi si potrà fare, se Dio vuole, un'edizione, finalmente l'edizione ibrida.
Sì, l'anno scorso puntiamo a questo il prossimo anno. Per Bello, dai, così torno anch'io, che tanto mi soprattutto Ferrara, torniamo a Ferrara avevo anche settembre. mangiato volentieri, avevo Si mangiato mangia bene a bene. Ferrara, si mangia bene, i tortelli di zucca, viene fame anche alle 10:30 di sera. Però devo dire che tornare in presenza in parte ci farebbe piacere. Beh, e quindi... ovvio. A te, non a te personalmente, ma no, ma io un po' di presenza la posso anche tollerare un po', ecco. Mi fai passare per quello tipo lì, Chico Mori, praticamente. No, quello sono io. Tanto ne parlavo con Coroncella, che mi biasima sempre per la mia... Ma lì infatti mi parla sempre di te come dell'esempio da non seguire dal punto di vista della socialità. Misantropia. Ma poi sì, poi devo ammettere che dopo quando esco ancora meno, mi ha peggiorato molto questa cosa. E vabbè. Ma il Covid ha fatto anche danni, mi sa. Ha fatto anche, non solo cose buone, non solo tante cose buone che sappiamo. Volevo dire, non solo cose buone, ha fatto anche danni, secondo me ne porteremo i segni anche psicologici, adesso prima piccola parentesi, perché in effetti, pensa a chi magari già temeva il contatto con gli umani, magari veramente mi diventano i chikomori adesso. Ma in realtà per me quello potrebbe essere positivo, perché la mia compagna è psicologa, quindi pur sempre lavoro cliente. Ah beh, ma allora sei pronto, cioè in casa sei già a posto, ti cura lei nel caso. Ti cura. Per così dire. In realtà mi punisce, mi infligge delle punizioni, però per dire, hai ancora un pochino di tempo, Andrea, oppure dimmi. No, ditemi voi, io sono a casa, nel senso che ho i gatti che mi guardano ma stanno dormendo, sono tranquilli. Io poi durante le dirette degli Vipro Days, voi non sapete l'angoscia che ho con i miei gatti, che rischio sempre che mi passino di fronte alla camera, non è bello. Guarda che quelli fanno colore. Esatto. Sì, ma capito, ma se di fronte c'è l'autore... Guarda che il felino ti risolve la giornata. Sì, ma se di fronte c'è l'autore di Valiant Arts, non è bello che ti passi il gatto davanti, c'è anche un po' di decoro, nel senso, capisci? Però... Oh, boh, quest'anno posso fare il colpo di scena che prendo i gatti appositamente e li metto in primo piano. Anche. Non puoi come Peter Venkman in Ghostbusters 2 senza pelo, dopo li sollevi e li mostri a favore di camera. Non so se hai presente la scena. No, non me la ricordo, però... Dopo cercala su YouTube, così, perché senza pelo su YouTube vedrai che ti troverai lì. Io volevo chiederti anche... qualcosa, se ti va, di parlare di quelle che sono le tue iniziative, i tuoi TV Pro legati invece alla didattica, di che cosa si tratta in generale, com'è la risposta. Allora, sta aumentando questo settore di IV Pro, tant'è che ci saranno delle novità a breve. E, diciamo che abbiamo iniziato dei percorsi didattici anche nelle scuole. Ora, per esempio, della settimana prossima saremo in provincia di Padova con 4 istituti e faremo un percorso insieme ad un'azienda di Padova, ad un'associazione che si occupa di valorizzazione del territorio, con i ragazzi delle scuole elementari e medie, per fargli creare un piccolo gioco legato al loro territorio. Quindi andremo in classe a fare delle lezioni teoriche, poi avranno un insegnante più tecnico che gli fa fare dei piccoli lavori con programmi alla loro portata. Quindi diciamo che ci stiamo anche un po' lanciando sul territorio della didattica videoludica legata al territorio, perché è molto bello coinvolgere i ragazzi nella scoperta del territorio, per cui loro siano i primi a offrire contenuti, perché magari fanno ricerca su un tema, sul castello del loro borgo, per dire, e pensano magari a un piccolo racconto interattivo per raccontarlo. Quindi quello lo stiamo facendo, adesso lo faremo su Padova. Poi abbiamo una collaborazione con Camerino, l'Università di Camerino, hanno aperto un bando per fare giochi, sempre per fare giochi a gruppi, cioè varie classi che fanno giochi legati anche al territorio, ma non solo, poi vengono valutati, quindi fanno tutto un percorso anche di lezioni sul game design, eccetera, eccetera, e poi arrivano a fare un gioco con un programma dedicato, e alla fine c'è un piccolo contest, viene premiata l'idea, cioè il progettino più bello. E in realtà è bello perché effettivamente c'è un potenziale notevole sul fronte didattico legato all'uso dei giochi in classe, quindi ci siamo accorti che c'è l'interesse, infatti vorremmo potenziare anche questo ambito formativo, ecco. Ma guarda, pensa che io a Como l'ho fatto più volte, lo faccio ancora adesso, è proprio quella cosa lì, cioè prendiamo spesso, perché magari le scuole accedono
ha questa possibilità attraverso dei fondi che sono vincolati magari da questioni sul Ok. territorio, per cui mi è capitato di fare proprio dei giochi, cioè prima io facevo delle lezioni teoriche anche assieme a Filippo Zanoli, mi è capitato Sì. prima che... E poi, chiamando sviluppatori che si Sì. occupavano della parte tecnica, noi usavamo Stencil, poi Ok. invece 2 anni fa è arrivata una ragazza da Ubisoft Italia che invece ha scelto un'altra applicazione, comunque facevano fare proprio dei giochi e il tema doveva essere un po' il territorio, però. Ed Infatti, era secondo bello me è perché bello vanno proprio, poi lo declinano in maniera assolutamente bizzarra, cioè tipo, non lo so, hanno preso il Barbarossa e ci hanno infilato gli zombie, cioè, Ma è perché poi bello, infatti, è sono bello liberi vedere. Sì. e a quel punto per loro diventa il pretesto, diventa il luogo, però poi loro lanciano le situazioni più allucinanti. Ma quindi ecco, ora che lo so, in futuro ti coinvolgeremo, visto che sei già un esperto di questi percorsi didattici. Se ci serve un collaboratore Una lombardo, cosa chiamiamo te. che ho fatto la prima volta, figurati, nel 2012. Ah, ma quindi un bel po' di Sì, anni, cioè quando eri sì, sì. giovane, ok. No, comunque No, devo però è una dire. cosa figa e stimolante e veramente posso confermare, è proprio bello vedere come da quelli che teoricamente potrebbero sembrare dei limiti, dei vincoli, in realtà diventano delle occasioni, perché poi vanno ad esplorare le posti, ci sparano Che dentro le bello, storie sì. ed è sorprendente. Era venuto anche Babic poi una volta a Ah, ma fare una dai. lezione, sì. Ah, ma è bello anche perché magari puoi immaginare questi ragazzini che magari fanno anche, che ne so, intervistano i propri nonni per raccogliere storie, si può davvero fare di tutto e credo che sia proprio una bella unione di videogiochi e scoperta del No, secondo territorio. me, guarda, me lo dicevano anche i professori, sono cose a cui rispondono sempre bene. Cioè, Sì. non, raramente la soglia d'attenzione è bassa, poi è chiaro che se fai, sono sempre cose intense. Nel mio È caso mi è peccato capitato che che... però siano sempre cose spot, Sì. cioè fatte in un posto, se fossero strutturate su tutto il territorio, anche le scuole italiane ora che ci arrivano a strutturare una cosa del genere. Molto spesso poi sono anche i soldi, cioè nel Lo senso, so, lo a so. volte paradossalmente si crea la situazione in cui ci sono troppi soldi da spendere, queste cose le devono fare per infilarle, magari perché c'è dietro l'associazione col bando e Sì. paradossalmente ha bisogno di contenuti. Altre volte invece vengono sovvenzionate dalle scuole stesse, è capitato perché magari gli istituti tecnici poi cercavano così, però è sempre roba, nel mio caso almeno, pop-up occasionale, nel È senso un che faccio peccato, la peccato. chiamata perché magari ho l'amico che lavora in una scuola e cercano proprio contenuti, cioè, non Sì. mi è mai capitato di cercarle queste cose, mi sono sempre arrivate addosso e quando me lo chiedevano ho cercato di organizzarmi e poi piano piano è diventata un po' più strutturata, però non esiste effettivamente una didattica fissa. Ma quello purtroppo c'è proprio un problema anche con la didattica dell'immagine, cioè riguarda anche il Sì. cinema, nel senso è proprio un limite. Ecco, noi vorremmo puntare dal prossimo anno a inserire proprio nel nostro sito dei percorsi fissi, quindi già sempre presenti nel sito, che un insegnante può andare a vedere, dire: ah, mi piace questo, facciamolo. Perché comunque devi creare una proposta innanzitutto e averla stabile. E poi vedere un po' come va. Quindi vorremmo ampliare anche questo tipo di attività, quindi un po' alla volta, qualcuno fa le sue cosine, aggiunge tasselli e va avanti. E tu lo fai diciamo, più che altro il vostro target sono superiori, medie, elementari, università? In realtà, nel caso di questo progetto di Padova, sono elementari medie, però Ok. si può anche adattare alle superiori. Cioè, secondo me cambia un po' l'approccio, cambia magari il tipo di programma che usi. Cioè, dire che poi sulla parte tecnica, io non sono un tecnico, quindi ci affidiamo a persone che hanno avuto già competenze anche con bambini piccoli o Sì. comunque Mi delle piacerà. elementari. Sì, in quel Io caso per dire sono. io sempre sulle superiori, per cui, e mi capitava quasi sempre la richiesta arrivasse da istituti tecnici dove arrivavi e i ragazzi sapevano già usare perlomeno Photoshop e quindi era più Sì. facile da fare. Però per esempio anche Luca Roncella del Museo della Scienza, lui ha, sicuramente lo sai, invece ha gestito e gestisce cose simili per l'elementare dove utilizza gli strumenti del videogioco, però poi li declina in analogico anche, perché Sì, è magari più difficile con i bambini più piccoli, ovviamente, ma esatto. secondo me se c'è, cioè, ovviamente se c'è un educatore preparato lo fai benissimo. Io, No, per esempio, quello mi che so fermo al che lato teorico, ecco, no, non quello tanto. sempre anch'io, più che altro mi chiamano come diciamo così appassionato per quel che vuoi, però
però poi, e poi gestisco, organizzo e chiamo gente per la cosa pratica. Luca invece paradossalmente faceva le cose, lui riusciva a farle in analogico, proprio perché magari quando sono molto piccoli non hanno dimestichezza con la programmazione, per cui riusciva. Sì. No, tutto questo per dire che effettivamente ci sono tante situazioni di gente, c'è tanta richiesta, ed è veramente una cosa che è bello, che è giusto che venga strutturata, ecco. Sì, ci proviamo a lanciarci in Sì. quell'ambito, vediamo come va. Ecco. E ti faremo un'ultima domanda, Davide, Sì, vuoi? ma allora parliamo di divulgazione della game culture. Sta avanzando, come vedi le cose? Perché recentemente sei stato alla ROM Video Game Lab. Hai avuto la Sì. possibilità di confrontarti anche con altri colleghi? Insomma, qual è il mood che percepisci su questo tema? Allora, beh, in realtà devo dire che quello che percepisco paradossalmente è un'attenzione molto forte sul business in questo momento storico, perché vedi l'attivazione di quel fondo, vedi il tax credit, e mi sembra che l'attenzione in questo momento sia rivolta molto a rendere sostenibile la nostra industria, che va benissimo, perché io ho sempre pensato in realtà che l'industria crea cultura, che la cultura alimenta l'industria, cioè non è che siano mondi separati. Per cui mi sembra che in questo momento storico si stia andando verso il tentativo di creare quella base economica che consenta di far crescere anche la nostra industria, che è molto indietro rispetto a molte altre industrie. Sul fronte culturale, come dicevo inizialmente, vedo degli alti e bassi, vedo de degli eventi un po' a macchia di leopardo che magari non vengono sempre messi a sistema, a volte sembrano un po' messi lì tanto per. Però secondo me sono fasi, nel senso che in questa fase secondo me bisogna potenziare forse l'industria, mi verrebbe da quel che vedo quantomeno. Quello che però secondo me è importante, non dimentichiamoci che va mantenuto un equilibrio, perché se non, che non si vada, che non si vada solamente sul fronte business senza Certo, pensare certo. che devi creare anche quel contesto culturale che poi sia pronto ad accogliere quel business in un certo senso. Sì. Quindi. Beh, deve essere un cammino, insomma, Sì. Solo che condiviso. in Italia è complesso perché appunto è tutto un po' più lento, in più spesso si tende a mettere un po' ai poli opposti cultura e Sì. business come se fossero veramente lontani, invece non lo sono, devono parlarsi di più secondo me questi due mondi, ecco. Quindi però voglio essere ottimista, dai, Bene, sì. nuovo corso ottimista nei prossimi mesi, si spera. Ecco. Vabbè, del resto con la botta di ottimismo portata dal Covid è normale, ecco, Ecco, esatto. pensare con tutte le belle cose di cui abbiamo goduto, In ecco. teoria ora stiamo uscendo dal Covid, saremo vaccinati per la terza volta, siamo tutti quanti ultra quarantenni, quindi a breve avremo il terzo vaccino e tutti saremo liberi di. L'altro giorno mi diceva qualcuno, guarda che ci terremo la mascherina per 10 anni almeno, quindi per. Ha Vabbè. detto che Ma a me fa schifo non. quello Allora, io in io realtà. sono un po', come dire, a me la mascherina, sinceramente, non fa né caldo né freddo, me la tengo, anzi, da un certo punto di vista respiro anche molto meno schifezza qua a Milano, Quello è vero, quello è quindi. vero. Sì, è vero. In Giappone, comunque in Asia, al di là della pandemia, la cultura, È no, in normalissimo. Giappone in particolare c'è la cultura di se tu stai male, è raffreddore, se vai in metro, se vai nei luoghi pubblici, te la È metti tu. vero, Per gli esatto. altri, e secondo me è una cosa estremamente civile, cioè Sì, non c'è niente, assolutamente. e giustamente riescono poi a gestire molto meglio un certo tipo di situazioni, anche perché hanno una disciplina, diciamo così, verso l'altro Ah, che è ma infatti alla differente. fine può essere anche una buona abitudine Secondo quella me, l'idea di. che adesso, al di là fuori di pandemia, se io ho un raffreddore, ho un'influenza e devo entrare in metro, seppure mi metto la mascherina, mi sembra Sì. una cosa. Una cosa per me, ma soprattutto poi per non. Ah, no, ma io sono d'accordo, quindi. Però mi ha un po' colpito quando mi ha detto, guarda che stai tranquillo che per 10 anni ce la portiamo Ma dietro. no. Vabbè, tutto sommato, a parte Pazzesco. l'estate che fa un po' caldo, che io Sì. poi ho gli occhiali, quindi mi si appannano sempre, a parte quello Io quando vado lì. alle anteprime, quando vado in sala alle anteprime, faccio fatica perché mi si appannano Però veramente solo alle sempre. anteprime, se vai in sala normale, Sono no. anteprime. Beh, no, diciamo che più che altro vado solo per le anteprime, quindi Ok. non mi capita, anche perché devo ammettere che
La situazione di Tartu è molto più controllata. Mi è capitato invece di andare in qualche spettacolo normale ed era più west. Le prime adesso invece sono diventate veramente blindatissime Ah con beh, le se no. maschere che controllano. Le maschere che controllano Le le maschere. maschere, Inception. Le maschere. Andrea, Inception. volevo raccontarti questo piccolo aneddoto, visto quello che ci hai raccontato all'inizio del Super Nintendo, Sì. un paio d'anni fa, sotto Natale. Io il Super Nintendo americano, USA, quello grigio con i tastoni viola, ce l'ho ancora a casa dei miei, Sì. no? E dato che noi ci vediamo ogni tanto con Skype. Vedo mio padre che mi dice: "Ah, sai Davide, poi volevamo chiederti se possiamo buttare via questo." E tira su, Oddio, vedo apparire oddio. nell'immagine della telecamera Super Nintendo. Allora, lì ho pensato: "Ma porca miseria, ma non potevate uccidere il gatto piuttosto che dirmi una cosa del genere?" E gli ho detto: "No, papà, guarda, quello lo lasci dove l'hai trovato. Ma è staccato, non ci sono, non ti preoccupare, tu lascialo lì di fianco a quelle cose grigie Almeno te l'ha rettangolari." detto prima, se lo No, buttavi, sì, no, ho perché altre buttato il volte. tuo Super Nintendo. No, Cioè. perché l'ho già cazziato in passato perché ha buttato altra roba che non doveva buttare. Quindi Quelli sono dei questo. traumi, quelli sono Sì. dei traumi, sono dei Vabbè. traumi. Comunque, posso capire il dramma che hai vissuto ad abbandonarlo. Però grazie a Io. questo dramma è nato l'archivio Questo è videoludico, vero, capisci che a vedi? volte... Vedi, c'è sempre una cosa Invece positiva. dall'altro lato ci sono io che mi sbarazzo di ogni singola cosa, ogni volta che cambia generazione, do via Ma tutto come devi tu? e. Dallo a me allora la prossima Esatto, volta. ho fatto donazione all'archivio, si è Sì, messo ma al la prossima, lato. però dalle anche a me come Anzi, Andrea, proprio a te, perché adesso c'è anche il mio archivio al suo personale. archivio, esatto. C'è il mio No, però archivio. ricordo, cioè comunque in realtà io sono super per il digitale, per cui anche quando ti faccio le battute, diciamo, Ma il su. digitale in realtà non è sicuro. Adesso che si aprirebbe l'altro attore, ma non è Sì. sicuro il digitale, non è Ah sicuro. no, Poi, no, no, lo so che perdonami. lo so, capisco che dal punto di vista della conservazione la faccenda è più complessa, però dal punto di vista del consumatore è molto comodo, Però quindi. Peduzzi, perdonami, ma quando tu hai passato parte degli anni migliori della tua vita a spaccare le ossa ai tuoi amici a Street Fighter 2 sabato pomeriggio a casa tua, a mezzo sbronzo, capisci che quell'oggetto diventa un Diventa un feticcio? feticcio, Esatto. Peduzzi, No, no, ma avete... ma io Cioè... continuo a spaccare le ossa ai miei amici il sabato pomeriggio a mezzo sbronzo, però lo Amico, faccio però, con la oddio. versione con la collection di Switch. E quando però Nintendo chiuderà lo shop di Switch, tutti i giochi verranno persi come lacrime nella pioggia, ti voglio vedere. Lo so. Però in effetti devo ammettere che ultimamente mi sono avvicinato al retro gaming un pochino di più. Nel senso che mi sono addirittura fatto un Game Boy SP, ce l'ho moddato Ma dai. seguendo i consigli di Alessandro Mazzega di Ubisoft, che invece è un grande appassionato di queste Che peraltro è cose. mio compagno di concerti punk rock, quando c'è Ah, Bad Religion, davvero? ha voglia. Siamo Quello che sempre lì a so. pogare. Quindi com'è piccolo il mondo dei videogiocatori in Italia? Com'è piccolo? Grande Cioè, alla Alessandro, fine... lui è un super No, appassionato. lui ogni anno mi tira fuori qualcosa da fare, cioè leggo su Facebook che ha fatto questo, allora lo contatto, ci casco sempre. Quest'anno, come crisi di mezza età dei 40, ho praticamente comprato un Game Boy Advance SP, l'ho smontato ricavandoci solamente la scheda madre, ho ordinato da un sito che mette tutti i pezzi, lo schermo nuovo di pacca, super luminoso, cioè poi migliora molto l'esperienza di gioco. E adesso Immagino. lì un Game Boy SP, effettivamente compro le cartucce e gioco però veramente in qualità. E ho scelto di farlo perché volevo rigiocare a, come si dice, Metroid Fusion, ma caspita, giocando sullo schermo del Game Boy SP Ma era italiano orribile quello era schermo, cioè. Ma troppo poco luminoso, poi per c'erano cui ho i messo pixel grossi uno come dei schermo sassi. molto, cioè, che è assolutamente, diciamo, filologico in termini però è più luminoso, è Beh, io per luminosissimo. ovviare al problema ho comprato un Game Boy Micro che c'ha lo Ah, schermo anch'io luminoso. È ce l'ho anch'io. bellissimo il Game Boy Micro, è Io un ci ho oggetto giocato meraviglioso. tutto Zelda Minish Cap sul Game Boy Micro. Hai perso la Sì, vista, sì. io lo sto giocando adesso Sì. sull'SP che mi sono fatto, per cui tanto su Outcast c'è proprio un articolo in cui racconto cosa ho fatto, perché è stata una cosa curiosa. E in effetti devo ammettere che dal Giappone mi sono portato un PC Engine e ho Vedi? comprato il catodico apposta, per cui in effetti sto tornando indietro, forse per Bravo, richiamare. bravo, ravvediti, Va ravvediti. bene, e con queste perle di malinconia, di saggezza. Siamo fuori, siamo già siamo arrivati chiaramente all'aneddotica personale che sancisce Esatto. Si la fine dice dell'intervista. ora di andare a dormire perché siamo anziani, capisci? Madonna, tu non Se... sai. No, a parte tutto, Andrea, grazie di tutto Grazie a davvero.
della disponibilità, della simpatia, peraltro di un sacco di cose che, come al solito, io quando faccio queste interviste le faccio perché non so tante cose, poi le imparo e ne vado veramente super contento. Quindi grazie, allora... L'aspetto agli Viprodesi, in particolare Peduzzi. Esatto. Peduzzi in diretta ti voglio. Esatto, eh? Esatto. Va bene. Esatto. Le domande più... quelle più... più scomode, quelle più spigolose. Vogliamo quelle poi spigolose. Devo tradurle io in inglese le domande, quindi tu non fare domande difficili. Ma perché è tutto in inglese, anche con l'avvocata? No, italiano, avvocata no, però se vieni tipo a sentire Iona, chi scrive in italiano, poi gli devo tradurre io in inglese, quindi mi raccomando, non fate domande difficili. Okay. No, le faccio, te le mando direttamente in inglese, non ti preoccupare. Ecco, bravo, grazie. Così togliamo il problema. No, grazie davvero. Quindi alla prossima, magari appunto la prossima edizione ibrida, speriamo poi di trovarci e di parlarne ancora. Magari. Grazie, bene, ancora. Grazie ancora. Grazie a te, buona serata e ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Come sempre potete trovare il podcast del Tentacolo Viola e le interviste del Tentacolo Viola su outcast.it, dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming. Ci trovate su iTunes cercando il podcast del Tentacolo Viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo o su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola tutto attaccato. Noi vi ringraziamo e speriamo che vi sia piaciuta come è piaciuta a noi questa intervista, e alla prossima, un salutone e ciao a tutti.